Poco prima dell'inizio della trasmissione parlavo con i miei ospiti e ci chiedevamo che cos'è la politica oggi. Allora io ho detto che avrei proprio posto questa domanda a loro due. I due ospiti sono due esponenti politici, due giovani politici palermitani con un grande futuro, che hanno già avuto delle esperienze amministrative sia in campo comunale che regionale e che adesso questa sera sono qua per parlare appunto di questo argomento di politica, ma di tanti altri. Io intanto ve li presento, sono Alessandro Aricò, l'onorevole Salve, Alessandro Aricò e buonasera. l'onorevole Davide Faraone. Ho detto entrambi hanno avuto già delle esperienze, tra l'altro tutti e due sono stati candidati a sindaco di Palermo, con diciamo una buona affermazione, anche se poi non è stato raggiunto l'obiettivo auspicato. Allora, che cos'è la politica? Ne parlavamo prima della trasmissione, cerchiamo di cimentarci su questo argomento. Filippo, innanzitutto ti ringrazio per le frasi che tu hai speso, però che avremo forse un grande futuro, questo poi vedremo. Ah, Però a sono parte sicuro. ogni... Diciamo che è un augurio, tra l'altro. Grazie, grazie Filippo. A parte ogni scherzo, poco prima ci siamo soffermati a parlare di cosa fosse la politica in queste settimane. Devo dire con grande difficoltà io oggi riesco a interloquire con i miei amici e simpatizzanti al mio partito, al mondo politico che rappresento, per spiegare oggi che cos'è diventata la politica. Sono saltati, ed è notorio a tutti che sono saltati tutti gli schemi. Non esiste più una politica intesa come senso tradizionale, ma oggi sta prevalendo l'antipolitica, cioè c'è il disgusto e il rigetto a qualsiasi cosa che possa rappresentare la politica. E infatti oggi vediamo che i movimenti che hanno avuto un'affermazione migliore rispetto alle aspettative che si preannunciavano alla vigilia sono tutti quei movimenti che non si rispecchiano in un sistema politico di tipo tradizionale. Ma la domanda, al di là di quello che si è diventato oggi la politica, è se questo sistema che si sta venendo a creare dell'antipolitica sarà in grado di fronteggiare tutte le emergenze che a livello comunale, lo stiamo vedendo oggi in queste proprie giornate, quello che sta succedendo al Comune di Palermo, a livello regionale è nei prossimi mesi a livello nazionale, se questo ciclone di antipolitica sarà in grado di fronteggiare tutte le emergenze del sistema paese. Io ritengo proprio di no. Ecco. E allora ricominciamo a parlare di politica, non più inteso, oggi siamo qui con l'amico Davide Farone, io provenivo da quella che fu Alleanza Nazionale, lui da quello che fu il partito dei DS, oggi ci troviamo a stare l'uno accanto all'altro, lui con un riferimento nazionale tipo Renzi, che probabilmente viene visto più come un esponente politico del centrodestra, e io accanto a Gianfranco Fini, che probabilmente da alcuni viene visto anche per alcune idee che ha come un esponente politico che guarda più moderato. E quindi le due aree tradizionali non esistono più. Sì. Ora si Ecco. deve parlare non soltanto di ideologie che non esistono più, ma soprattutto di contenuti e soluzioni. Vediamo cosa ha da dire Davide Faraone, perché anche nel centro-sinistra chiaramente ci sono numerosi problemi e delle difficoltà di interpretare quello che dovrà essere, diciamo, il progetto futuro, diciamo, dei partiti dell'Italia. Ma io sarò un po' provocatorio, ma credo che la politica sia sempre una cosa bella. E dirlo oggi è complicato. Io credo che però la politica in quanto parola, in quanto strumento che dovrebbe interessare e dovrebbe occuparsi dei cittadini. Cioè noi spesso lo dimentichiamo perché siamo presi dalla quotidianità, dall'occuparsi di alleanze, di candidature, molto spesso ci dimentichiamo che la politica dovrebbe occuparsi dei problemi della gente. E in quanto tale la politica è bella. Ed è bella se ognuno di noi ha l'aspirazione a trovare le soluzioni migliori che riguardano il futuro delle nuove generazioni. Lo sforzo che stiamo facendo con Renzi nazionalmente è proprio questo, di evitare di preoccuparci della quotidianità, di pensare al futuro delle nuove generazioni e questa politica molto spesso non si è preoccupato del futuro delle nuove generazioni, si è preoccupato di guardare indietro, di guardare al presente. Io poco prima pure alla trasmissione vi dicevo che vi avevo invitato più per un fatto affettivo che per la politica. Volevo discutere con voi di questi argomenti, però presupponendo il fatto che vi avevo chiamato più come amici. E
Ecco, io vi ho, diciamo, seguito nel vostro percorso politico e ho apprezzato questo fatto che vi siete praticamente candidati a sindaco di Palermo, dimostrando tra l'altro un attaccamento forte alla città di Palermo. Ecco, io vorrei riparlare di questa esperienza perché la ritengo un'esperienza positiva al di là del risultato, perché tra l'altro, ripeto, ha dimostrato questo vostro attaccamento alla città di Palermo, ai cittadini, e non è una cosa da non tenere in considerazione. No, hai detto bene, la mia candidatura nasce in una maniera anomala. Noi come coalizione avevamo da principio scelto un altro candidato che poi via via abbiamo visto che probabilmente non rispondeva alle nostre esigenze di programma, di gestione della cosa pubblica ed altro. Abbiamo deciso di mettere in piedi la mia candidatura con un risultato che ha sfiorato quasi il 10%, che con il nuovo sistema elettorale può considerarsi un risultato apprezzabile, ma era la voglia proprio di dimostrare attraverso un programma che abbiamo redatto insieme ad un pool di amici e di professionisti che si sono messi a disposizione proprio per dare delle soluzioni concrete. E devo dire che su alcuni temi oggi la giunta Orlando sta incominciando proprio ad, non so se casualmente o meno, abbiamo dei riscontri sul programma che noi abbiamo presentato durante la campagna elettorale. Al di là di tutto, oggi qualsiasi amministrazione va collaborata al di là di ogni colore politico. Io ricordo quando sono stato nei mesi scorsi assessore regionale con l'amministrazione comunale, fin dall'indomani del nuovo governo cittadino abbiamo iniziato a collaborare con risultati importanti. Vediamo il piano d'uso della favorita che finalmente dopo 10 anni è stato approvato, sottoscritto da me in qualità di assessore regionale all'ambiente e dall'assessore Barber. Abbiamo aperto il fondo uditore, ricordiamo, un terreno regionale dove doveva sorgere un centro direzionale della regione e che è stato tolto dalla cementificazione e donato ai cittadini. Ho allungato la stagione balneare e lì abbiamo anche interloquito molto con tutti i proprietari e gli esercenti degli stabilimenti balneari. Abbiamo cercato proprio una collaborazione a 360 gradi. Io sostengo che chi fa politica, la fa con passione, non può che sognare un domani di governare la propria città. No, ma anche perché governando bene la propria città poi si finisce per governare bene la regione e quindi la refluenza si ha anche sul paese. Sì, io devo dire che per 4 ragioni ho deciso di fare quella sfida, sapendo che era una sfida quasi impossibile. Perché credo che oggi una classe dirigente seria debba, da un lato, essere onesta, debba avere coraggio e debba essere una classe dirigente che punta al ricambio generazionale, perché siamo veramente stanchi di politici che stanno in Parlamento per 30 anni tranquillamente, e per ultimo debba essere una classe dirigente che abbia la forza di sfidare anche gli apparati. Io credo che quella mia partita per le primarie, in cui ho raccolto un terzo dell'intero elettorato, un terzo la Borsellino e un terzo Ferrandelli, però con la Borsellino che aveva a supporto tutti i grandi partiti nazionali e Ferrandelli che aveva a supporto il governo lombardo e la parte del PD che sosteneva Lombardo, quel mio terzo è stato un terzo di voti, di libertà e di coraggio. E credo che quella per me è stata un'esperienza bellissima, al di là del risultato. È stata un'esperienza in cui abbiamo parlato di Palermo, mentre Ferrandelli parlava di sostegno al governo lombardo e la Borsellino parlava di non sostegno al governo lombardo. Per cui quello è stato un patrimonio che mi ha arricchito. Credo che lo stesso coraggio ha avuto Alessandro nel confrontarsi in una partita che sapeva di perdere, perché c'erano delle grosse coalizioni, lui invece andava da solo. Penso che queste sconfitte sono sconfitte in cui di fatto si accumula un patrimonio tale che nel futuro può essere speso in altro modo. Senza dubbio. Si parla però molto di rinnovamento. Purtroppo la legge elettorale non cambierà, quindi voi forse siete un pochettino, non siete fiduciosi per questo fatto, quindi pensate che chi c'è già davanti a voi non lascerà lo spazio libero alle nuove generazioni. Ecco, come si può risolvere questo problema?
Ma in teoria ci sono già alcuni partiti che lo stanno incominciando già a affrontare questo tema. Io personalmente ritengo che questa legge elettorale sia la peggiore che l'Italia ha avuto in tutti i tempi. Cioè il fatto che la democrazia sia stata sostituita dalla partitocrazia o comunque dalla monarca di quel partito che decide tu vai in Parlamento a rappresentare il partito e non i tuoi elettori e tu no. Questo credo che sia un sistema che dovrà essere cambiato il prima possibile. Ma voi pensate di adottare per esempio le primarie? Perché una volta che il Partito Democratico fa le primarie e stiamo vedendo come introduce una forma di democrazia, anche se le primarie, ricordiamo, dovrebbero essere previste per legge, perché altrimenti in questo modo potrebbero dare adito a tutta una serie di contestazioni. Certo. Mi stavo riferendo proprio al Partito Democratico che ha annunciato che vorrà applicare le primarie per la scelta della propria classe dirigente, però bisogna capire come verrà utilizzato questo strumento delle primarie. Vediamo nella più grande democrazia del mondo, quella degli Stati Uniti d'America, che uno partecipa alle primarie se è iscritto a quel partito e quindi potrà dire la sua all'interno di quel partito. Spesso abbiamo visto, soprattutto a Palermo, che le primarie sono state drogate da agenti esterni che volevano condizionare la vita di quel partito. Quindi o le primarie potranno essere normate, come giustamente facevi riferimento e tu, da una normativa specifica che potrà stabilire chi fare votare e quali partiti fare votare, perché oggi un qualsiasi esponente di sinistra, di destra, potrebbe facilmente votare un esponente di sinistra e quindi drogare quel voto alle primarie. Ritengo che però le primarie possono essere un buon sistema e auspico che tutti i partiti le potranno applicare nell'immediato. Il Partito Democratico è avanti, però rimangono, lo dico, quelle perplessità che ho detto relativamente al fatto che non c'è una legge specifica per le primarie. Quindi c'è un'iniziativa del PD che sino adesso ha dato dei frutti, e proprio per questo, dato che sono andati a votare più di 3 milioni di persone per le precedenti primarie per individuare il segretario, si sta ricorrendo nuovamente a questo metodo. Sì, io devo dire che questo è un metodo che già caratterizza le forze politiche. Io credo che le forze politiche che decideranno in queste elezioni nazionali, intanto che si sono prese la responsabilità di non cambiare la legge elettorale, perché il primo passo da fare era cambiare la legge elettorale, questo porcellum che fa scegliere a pochi chi saranno i parlamentari e decideranno le sorti di milioni di italiani, già quelle forze politiche dovrebbero essere punite, ma dovrebbero essere punite anche le forze politiche che, nonostante il porcellum, continuano a decidere in stanze chiuse senza far partecipare i cittadini. È vero che sarebbe molto meglio disciplinare le primarie per legge, ma è anche vero che fin quando questa legge non ci sarà, i partiti possono dotarsi di strumenti veri di partecipazione, non quelli fasulli alla Grillo di 30.000 persone che in una scatola chiusa hanno votato e non si sa l'esito, chi ha votato chi ha votato cosa, e si ritroveranno persone con 100 voti in Parlamento nazionale. Da noi, con 3 milioni e 100.000 persone che hanno votato, chi sarà eletto alle elezioni primarie avrà una legittimazione democratica in Parlamento nazionale. Almeno auspico che questo accadrà. Naturalmente lunedì ci sarà la direzione del PD e deciderà bene le regole, però ad oggi questa metodologia mi pare la metodologia del meno peggio rispetto, certo, a questa legge elettorale. Intanto gli effetti negativi, diciamo, di questa crisi politica del momento si sono visti, nel senso che a Palermo è stato eletto Orlando, per carità, nulla da recriminare, come alla regione è stato eletto Crocetta, però entrambi non hanno delle coalizioni che li possono sostenere, anche se al Comune di Palermo Orlando ha una maggioranza. Ha beneficiato di una legge elettorale. Esatto, per una legge, tra l'altro poi le leggi elettorali sono tutte diverse per le varie competizioni elettorali e quindi crea una rappresentanza molte volte anomala, non rispettosa di quelli che sono i reali risultati, cioè il fatto che vada a votare in percentuale poca gente poi determina lo stesso una classe dirigente e quindi non è una maggioranza della volontà di tutti gli elettori. Ecco, tutto questo ma non pone veramente i partiti nella condizione di fare una riflessione profonda? Cioè non si capisce che ormai si è arrivati ad un punto tale che bisogna cambiare? Ma lo devono fare assolutamente. Probabilmente noi
a causa della nostra età siamo arrivati alla fine della Seconda Repubblica, all'inizio della Terza, quindi un momento di transizione è molto, molto particolare e molto complicato. I partiti devono assolutamente interrogarsi nel loro interno e devono capire realmente chi rappresenta le istanze del territorio e chi vuole lavorare in Parlamento. Oggi probabilmente i partiti o comunque i rappresentanti degli stessi hanno cercato sempre il deputato che possa dire di sì sempre in ogni determinazione del Parlamento ed altro. Invece abbiamo bisogno di parlamentari che possono realmente rappresentare il territorio. Ma come? Diventa anche difficile con questa legge elettorale. Io ritengo che probabilmente il Mattarellum poteva essere un giusto connubio tra la rappresentanza territoriale dei collegi molto piccoli che prevedevano una campagna elettorale all'interno di un collegio e facevano sì che il parlamentare eletto, insomma il deputato e il senatore, potessero essere rappresentativi di quella di quel territorio specifico, che poteva essere una parte di Palermo nel nostro caso o nella provincia di una serie di comuni della stessa, quindi battersi su battaglie importanti parlamentari per difendere quel territorio. Però poi c'era una porzione di parlamentari che venivano eletti e con recupero. Poteva essere quello un giusto connubio. Ecco, molti vogliono il contatto col territorio, altri dicono che non vogliono le preferenze perché ci sarebbe troppa contaminazione. Ecco, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Ma lì il tema dei meccanismi elettorali, non c'è mai una soluzione migliore perché ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io credo che l'unica soluzione percorribile, e poi sta alla democrazia e alla qualità della democrazia di questo paese, io credo che l'unica soluzione percorribile sia affidare ai cittadini la scelta. Se la qualità della democrazia di questo paese è scadente, ce ne assumiamo le responsabilità, perché la classe politica è lo specchio della società. Quell'assemblea regionale è quello che i cittadini si sono meritati, quel Parlamento nazionale idem, ma siano loro a decidere. E poi uno deve accettare l'esito, e più fai questo, meno affidi a un burocrate, a un segretario di partito che non valuta molto spesso sulla qualità del dirigente o del deputato, ma valuta sul livello di fedeltà. E fin quando si valuta la classe dirigente sul livello di fedeltà, noi mandiamo in Parlamento yes men, non mandiamo qualità in Parlamento. Al per cui là, io l'unica soluzione che vedo è affidare ai cittadini, sperando che i partiti tornino ad avere un ruolo rappresentante e diventino di nuovo un ruolo democratico. Ecco. I partiti di un tempo, tanto criticati, erano luoghi però di partecipazione democratica vera, di formazione politica vera. Oggi i partiti di oggi sono dei luoghi, somme di notabili, che non selezionano il meglio, ma selezionano le persone più adatte a mantenere i sistemi di governo. Due argomenti di cui non possiamo non parlare in una trasmissione televisiva sono quello che riguarda, diciamo, la questione morale e quello dei privilegi, e poi tra l'altro sono entrambi collegati. Ecco, voi cosa ne pensate di questi due argomenti? Ma la questione morale deve essere centrale. Al di là di tutto, una parvenza comunque di una classe dirigente che possa portare avanti da un punto di vista etico le proprie battaglie politiche diventa fondamentale, specialmente in questo periodo. Io ricordo ai telespettatori che quando ho fatto la candidatura, mi candidai a sindaco del comune di Palermo, la lista di Futuro e Libertà, assieme a un'altra lista, si dotò di un codice etico. Tutti i candidati al Consiglio Comunale di Palermo di Futuro e Libertà, e anche per la verità di Palermo Avvenire, sottoscrissero un codice etico che prevedeva alcune tipologie di cose che portò anche all'esclusione di un candidato alla prima circoscrizione perché non corrispondeva a determinate caratteristiche. Dobbiamo dare l'esempio, lo dobbiamo dare sicuramente dal basso, a cominciare dalle circoscrizioni. Noi in quel frangente l'abbiamo dato, portò anche alla perdita di cospicui voti, ma comunque abbiamo dato un grande segno in tal senso. E io, anche come candidato sindaco, mi sono sottoposto al test antidroga, proprio perché ritenevamo, e sono stato l'unico tra gli 11 candidati a sindaco a farlo sotto richiesta del Centro Internazionale Antidoping, proprio perché ritenevamo che nessuno possa guidare la città o comunque un'amministrazione se
comunque non ha le caratteristiche per guidare la propria automobile, così come previsto naturalmente dal codice civile. Ma sono state tutte degli esempi che noi abbiamo potuto portare Però per cercare di riavvicinare la però gente abbiamo visto alla che già politica. nella nuova assemblea regionale siciliana già vi sono 9 indagati. Ecco, come può accadere un fatto del genere subito dopo le elezioni? Ma io credo che il tema della questione morale sia un tema centrale, soprattutto in Sicilia. Credo anche che oltre a esserci il problema della questione morale, c'è anche un problema dell'utilizzo della questione morale da parte di alcuni politici per fare carriera. E questo è un altro elemento nefasto di questa stagione politica. Quindi credo che noi dobbiamo sicuramente dotarci di codici etici veri. Non cose finte che nascondono il problema anziché affrontarlo. Dobbiamo dotarci di una classe dirigente che abbia una qualità e un livello di onestà elevatissimo, e questo è un fatto trasversale, non riguarda né la destra né la sinistra, ma riguarda tutta la classe politica. Accanto a questo, tu citavi benissimo il tema dei privilegi. Io credo che una classe politica all'altezza e che debba chiedere in un momento di difficoltà sacrifici ai cittadini debba essere coerente innanzitutto e farsi carico di Perché sacrifici. molti dicono quando si è dall'esterno allora si chiedono i privilegi, quando poi Io si diventa posso deputati fare alcuni allora. esempi che riguardano la mia persona. Io credo di avere nel mio conto corrente, il conto corrente medio di un cittadino normale. Sono una persona che ha un mutuo per acquistare la casa trentennale, che ha una Fiat Croma che finirà di pagare il prossimo anno, che ama andare in bici, amo fare la vita normale e tutto ciò che ho guadagnato in più in questi anni l'ho investito per fare politica, per dare gli strumenti ai giovani per poter fare politica, questa è stata una mia scelta di vita. Chi si è arricchito politicamente, secondo me, non merita, facendo politica, chi si è arricchito perché è diventato imprenditore da politico, perché ha accumulato ricchezze, perché io non ho una quota societaria, non ho nessuna azione in nessuna società. Tutte queste cose credo che debbano essere elementi che valorizzano Ma un io politico rispetto parlo anche all'altro. di tutta una serie di privilegi che riguardano l'apparato, per esempio l'Assemblea regionale siciliana e tutto il suo apparato viene equiparato, diciamo, al Senato. Ora io mi chiedo, in momenti, diciamo così, drammatici, bisognerebbe prendere atto che la situazione è abbastanza grave e quindi indirizzarsi verso provvedimenti che siano veramente rigidi e, diciamo, di una consapevolezza, è D'accordissimo. giusto, questo dico. Io questo tema l'affrontammo durante la campagna elettorale, ci fu un appello anche di montante, proprio per quando fu inserito il patto di stabilità, alcune delle imprese non riuscivano ad avere i pagamenti che spettavano dalla regione. Allora fece un appello a tutti gli assessori, del governo e a tutti i deputati perché, dice, fece un appello chiedendo di rinunciare loro allo stipendio. Io fui, credo, l'unico ad accogliere quell'appello, proprio perché capivo che al di là che poteva rappresentare quel gesto una goccia nell'oceano, però poteva servire per riavvicinare la politica ai cittadini. È vero che ci sono tanti privilegi, ma è vero che quelli che rappresentano i privilegi dei politici sono soltanto una piccolissima parte Infatti. dei privilegi del sistema e dell'apparato politico e burocratico. E allora, dobbiamo capire anche che tu hai fatto l'esempio dell'Assemblea regionale, ma esiste una casta all'interno della casta e non deve essere valutata casta il parlamentare regionale o il Parlamento regionale. Perché io posso dire con grande onestà, e ho le carte che possono testimoniarlo, che lo stesso, a me Ma infatti stesso sono state io difatti ho negate. allargato il Sì. ragionamento, non l'ho mantenuto Guarda, soltanto sul deputato regionale. Mi riferisco a sì, tutto l'apparato ma della voglio regione, dire. come anche della Se provincia. a me, in qualità di parlamentare regionale, viene rifiutato l'accesso ad alcune documentazioni perché l'ufficio di presidenza, il segretario generale, e ho le carte che lo possono testimoniare, non ritengono opportuno darmene. E allora capiamo il livello di casta che ci può essere all'interno di un Parlamento, che non è il singolo parlamentare o l'unione dei parlamentari. Cioè, ci sono anche dei fondi che purtroppo non si sanno come vengono spesi. Il parlamentare ha Io, un'arma importante che è la legge, È la legge, e fa una però poi legge, ci sono i regolamenti d'aula ma il regolamento non può che hanno. superare
superare la legge, poi, quindi se la legge è restrittiva finisce per bloccare pure. Qualsiasi. Quindi secondo me i privilegi verranno tagliati quando ci sarà la massima trasparenza di ogni atto amministrativo. Allora lì veramente capiremo e verranno giudicati a quel punto, perché una cosa è che uno di un apparato abbia un privilegio e non si sa. Alla fine posso avere quel privilegio e non farmi giudicare per quello che ho. Ma alla fine, se tu ti metti sotto il giudizio dei cittadini, ci stai un po' più attento a ricevere quel privilegio. La trasparenza è un argomento ricorrente, ne parlavamo pure poco fa con Davide. Proprio, secondo me ci vuole più trasparenza per essere più efficienti. Ogni centesimo deve essere rendicontato e deve essere capito come è stato speso, non con le mani. Politico... Io sono stato, Filippo, e voglio dire una cosa: l'ultima volta si è votato il bilancio dell'assemblea interno, è un atto interno, l'assemblea addirittura, quando si vota il bilancio dell'assemblea regionale, il governo della regione esce perché è una prerogativa proprio del Parlamento. Io sono stato l'unico che ha votato contro il bilancio dell'assemblea, ed è un bilancio di centinaia di milioni. Io però dico, il politico deve essere veramente bravo, perché se non è bravo il burocrate nemmeno gli fa vedere le carte. Sono d'accordo con te. E allora la capacità politica deve essere questo: uno o lo sa fare il politico oppure se ne sta a casa, perché poi i danni sono nei confronti di tutta la collettività. Secondo me bisogna essere incisivi, perché altrimenti il politico assume sempre su di sé tutte le responsabilità quando molte volte non le ha. Sì, c'è questo, c'è anche ora, il tema della trasparenza è un tema sicuramente centrale. Io credo che bisognerebbe tagliare i costi della politica, non soltanto quelli individuali ma anche quelli complessivi, nel senso, io reputo che il finanziamento pubblico ai partiti debba essere interrotto, credo che il finanziamento ai gruppi parlamentari sia eccessivo. Cioè, nel senso che oltre alle indennità dei parlamentari ci sono dei trasferimenti che vengono destinati ai gruppi che molto spesso vengono utilizzati in maniera poco trasparente. Per cui avere una conoscenza dei bilanci dei gruppi parlamentari, avere una conoscenza dei bilanci dei partiti che utilizzano fondi pubblici, per cui non posso sentirmi dire da boss io di quei soldi posso fare quello che voglio, no, perché se fossero soldi tuoi, soldi dei tuoi iscritti, puoi fare quello che vuoi, ti valutano i tuoi iscritti, ma quando tu usufruisci di un finanziamento pubblico hai il dovere di dire ai cittadini come spendi i soldi. Tant'è vero che tutti i casi dei gruppi parlamentari nel Lazio, in Emilia Romagna, dei partiti, ogni volta che è emerso uno scandalo è stato perché è emerso qualcosa che riguardava quei bilanci, che debbono essere leggibili per tutti. Ecco, in questi giorni sono momenti, diciamo, particolari per i cittadini, perché debbono pagare l'IMU e le altre tasse, siamo a fine anno. Questo ha creato chiaramente uno stato di eccessivo disagio, sia in una situazione, abbiamo detto, particolare. Come possiamo immaginare il 2013? Sicuramente saranno dei mesi non belli per il sistema Italia, il sistema economico. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo nelle nostre città siciliane, l'attività commerciale e imprenditoriale stentano comunque a ripartire. Vediamo, alcune saracinesche della città di Palermo sono liberi, c'è l'affittasi, i negozi sono semivuoti. Dobbiamo incominciare dal basso. Allora, specialmente in Sicilia, le attività imprenditoriali sono quelle del piccolo artigiano, che poi può aprirsi una piccola industria, del commerciante, di tutto il terziario, ma soprattutto anche del terzo settore, che sta incominciando a diventare un settore importante come ammortizzatore sociale, ma anche come possibilità e sviluppo e anche in tal senso occupazionale. Il costo del lavoro è elevatissimo, i servizi sono di livelli bassissimi, il costo dei servizi purtroppo è tra i più alti d'Italia. Allora, ripartire aiutando i comuni, questo sicuramente deve essere la prima cosa. Secondo me il governo regionale deve avere a cuore i servizi della città, perché quando una città incominciano a funzionare i servizi dei trasporti, i servizi locali in senso generale, abbiamo una città pulita. Voglio dire, quante volte siamo andati fuori dalla Sicilia? Si vede che è stato piaciuto. Assessore pure alle municipalizzate. Però ricordo che io con la GESIP, il bilancio della GESIP l'ho chiuso in attivo, Filippo, è stato proprio un mio punto di orgoglio, erano soltanto 4.000 euro, ma l'abbiamo chiuso. Un pensiero ai cittadini palermitani, siciliani, italiani, anche da parte di Davide Faraone in vista di questa fine anno e del 2013. Ma intanto un grosso augurio, con la speranza che il 2013 sia un anno
molto migliore del 2012. Io credo che noi dobbiamo, abbiamo una sfida enorme in Sicilia, noi dobbiamo cambiare la natura della nostra economia. Cioè il tema non è lì ritoccare qualcosa, fin quando l'economia della Sicilia sarà un'economia improntata esclusivamente sui trasferimenti pubblici, noi non avremo futuro, perché questi trasferimenti pubblici sono destinati a scemare o a essere sempre inferiori. Noi dobbiamo puntare sulle nostre forze, camminare con le nostre gambe e sapere che abbiamo la possibilità, perché ne siamo capaci, ne abbiamo, abbiamo ricchezze che ce lo consentono, di poter evitare che la Lega faccia campagna elettorale parlando male di noi e dell'assistenzialismo. Noi dobbiamo togliere questo strumento, perché siamo in grado e siamo capaci di farlo. Ecco, io sono pure fiducioso, penso che il 2013 possa essere un anno di rilancio. Io intanto vi voglio ringraziare per questa partecipazione. Capisco che non è stato un incontro facile per le cose che ci siamo dette, perché prima, quando c'erano gli antagonismi fra i partiti, forse le trasmissioni risultavano molto più facili da portare avanti. Ecco, perché per questo vi ringrazio, anche per la competenza e la sensibilità dimostrata per un argomento che veramente è tanto importante. Quindi buonasera a voi e buonasera a tutti.